Chiamare da questo bambino ad adorarlo. E l'Emanuele Dio per, con noi, per noi. È lui che è venuto su questa terra per la nostra salvezza e vuole accompagnarci verso il pascolo eterno. Ebbene, esaminiamoci davanti a Dio, riconosciamo i nostri peccati di infedeltà e veramente chiediamone perdono. Confesso. A Dio di potente, mio fratello, io voglio peccati di pensiero, mia colpa, e soffri con la beata segreta di Maria, e anche di santi e loro fratelli, di pregare per me, Signore Dio. Dio di potente abbia misericordia di loro, per così. Peccati ci conducono alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dice. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la gloria e la Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, apri pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra della Padre, apri pietà di noi, perché è solo il Santo, solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina dal tuo figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le sue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha smugato il suo braccio santo, davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha fatto meraviglia. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi degli genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde. Con le trombe e al suono del corno, acclamate al Re, davanti al Re, il Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è radiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorano tutti gli angeli di Dio, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però ha dato, però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che erano, credono in lui, nel suo nome, i quali non da sangue, non da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto,
il figlio primogenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Fratello, celebriamo per noi la festa più cara, è stato Natale, sapendo che per noi cristiani la festa più importante è la Pasqua, è la risurrezione di Cristo. Cristo, morto ma risorto, e ha dato la possibilità a tutti noi di aprire questa strada verso la salvezza. Perché, ecco, quel bambino che noi abbiamo contemplato era Dio, è figlio di Dio, è l'Emanuele Dio con noi, e lui ci ha portato questa salvezza. E allora, vedete, è così importante questa liturgia, che a Natale la Chiesa fa celebrare per i suoi sacerdoti tre sante messe, con temi diversi. Quella della notte a questo tema, lo scontro fra tenebre e luce. Cristo è la luce del mondo, è lui che ha sbaragliato le tenebre del peccato, tenebre di Adamo ed Eva, quando hanno commesso quella colpa. E invece noi celebriamo la festa della nostra salvezza, e noi siamo andati verso Gesù, verso questa luce, e gli angeli hanno detto: andate a quel bambino, è nato il Salvatore, è andato a trovarlo. La messa dell'alba, che questa mattina, che ho detto a pregate, era impostata su questo. I pastori ti dicono: ecco, andiamo a trovare questo bambino. E sono ritornati felici, perché hanno visto che cosa, non so che cosa, ma il Signore ha dato loro quella grazia di incontrarsi col figlio dell'uomo e col figlio di Dio. Ebbene, oggi avete sentito, la liturgia è diversa. Che dicono: guardate che quel bambino che noi abbiamo contemplato è figlio di Dio. Giovanni lo dice: in principio era il Verbo, la parola di Dio, il Verbo. Ecco, e questo Verbo era presso Dio. E il Verbo era Dio. Era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui tutto è stato fatto di ciò che viene, che è. Ecco, quindi ci dà questa importanza che noi contempliamo non quindi un bambino qualsiasi, ma siamo qui davanti al Dio, il Dio con noi, la nostra salvezza. Ecco, quindi l'impegno. Gesù è veramente Dio. Lo hanno visto anche le persone che hanno messo in croce. A un certo punto però hanno capito che questo è veramente figlio di Dio, era Dio. La risurrezione. E da noi quindi questo impegno di salvezza, quindi impegno per noi a continuare questa lotta, questo impegno di salvezza. E allora, se il Signore, questo bambino è così importante per noi, per le nostre comunità, ci avviciniamo a lui, diciamo: Gesù, Gesù Maria, ti affidiamo alle nostre comunità, le nostre famiglie, i nostri bambini, le nostre persone anziane, i nostri malati. Ecco, dona loro la pace, soprattutto dona loro il conforto, la pace, quelle popolazioni che sono nella guerra. Pensate, quindi, quelle persone africane che sono veramente in contrasto. Quanta guerra, quante vittime. Ecco, ci sono, non dobbiamo soltanto vedere alcuni stati, ma tanti che forse noi non conosciamo, ma c'è ancora tanta violenza. E allora, Signore, porta la pace. Tu sei il principe della pace, fai in modo che tutti gli uomini godano di questa pace, e possa veramente ci sia la pace, la concordia, la fraternità fra tutti i popoli. E dona, e fa in modo che anch'io possa essere pure una persona di pace. Sia lodato.
Credo e non solo. Perché il Signore accolga il suo regno luminoso di pace eterna, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Eterno, ascolta questa nostra supplica, la presentiamo a te tramite l'intercessione di Cristo, nostro Signore. Amen. Alla tre vedere, si rende con
qui è vostro sacrificio, sia gradito Dio Padre onnipotente. Signore, questo sacrificio è il tesoro perfetto della nostra fede e ottenga a tutti gli uomini il dono natalizio della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, con lo Spirito, i nostri cuori. Signore, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. Veramente, cosa buona e giusta. Nostra fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno, per Cristo nostro Signore, nel mistero verbo incarnato, e appassa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per me lo so, siamo la vita e la morte dei mercati divini. E noi, unite agli angeli e ai santi, e accanto ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della corona. Cantiere con la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli di Cristo. Obbedite al proprio servitore e formate a suo divino se io ringraziamo di Re e Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, faccia la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giungi in tentazione. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che capisco gli apostoli, vi lascio la pace e la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma al fede nella tua Chiesa e donna le unità e pace. Secondo la tua volontà, tutti i regni dei secoli dei secoli. Amen. Che il Signore sia sempre con il tuo spirito. Abbiamoci tu sei in faccia. Thank you.
Donna per le nostre comunità, diciamo questo a Gesù bambino, eh? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nostra morte. Amen. Per sempre i nostri orati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Eterno rituale. Padre Santo e Misericordioso, Salvatore nel mondo che oggi è nato e dà, ci hai rigenerato a vita nuova come tuoi figli, ci comunichi il dono della tua vita immortale. Per Cristo il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con te. Mi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Chi vuole può venire a baciare il Gesù bambino. Auguro a tutti voi un buon Natale. Sono queste occasioni, collegando un po' che sono, siccome sono pazzi, però con questa, diciamo così, influenza, mezza influenza, hanno sconfitto, perciò sono tutte legate. Quindi ha bisogno di ricordare. Da accentuare.